Ciao ragazzi, benvenuti a quest'altro nuovo video. Allora, oggi ho pensato di mettere assieme un po' di elementi, quindi elementi che vengono da Skynet, elementi che vengono da Zalando, elementi che vengono da Shein e creare degli outfit. Quindi iniziamo con questo Total White. Questo Total White che è composto da questo outfit, no, questo video Total White, no, questo outfit. White che è composto da questa bodysuit che è molto molto bella, quindi prendetela una taglia in più. Misguided bodysuit, come vi ho detto, molto semplice però molto simpatica, perché ha tutti questi elementi di armatura, no? Che conferiscono una certa forma e un certo tipo di struttura e di texture al bodysuit stesso. E poi pantaloni bianchi, questi sono che vengono da Shein, quindi il prezzo di sopra del 17,95 e questo molto venduto su Zalando, per esempio, se vi interessa. Il prezzo di sotto è un pantalone jeans di Shein costato intorno ai 19 credo euro, e qui li potete anche abbinare trainers, oppure li potete abbinare un tacco, e il gioco è fatto. Quindi outfit numero 1. Secondo outfit che vi presento oggi è questo completo. Questo completo qui è fatto da un top molto scollato e molto anche pagliettato, con 13,95 sul salotto, e pantaloni che avete già visto in un precedente video, pantaloni di mango, 29,99. Allora, questo per il valore per un po' spaventato, l'attenzione, ma non troppo, perché con questi pantaloni molto neutro rimaniamo sempre nell'ambito del sobrio. Quindi questo è una versione del look. Fatemi sapere un'altra volta cosa ne pensate, commentate qui sotto e non dimenticatevi di sottoscrivere al canale. Secondo outfit con questi pantaloni, ragazzi, abbiamo questa volta messo non più la maglietta paillette, ma questo top con una specie di fibbia qui molto pellatinata. Il top è in velluto, o comunque sì, sembra decisamente velluto, sembra un velluto, non so perché fanno un top vestito velluto. Comunque ragazzi, il top sembra velluto e questo potrebbe essere un abbinamento, anche se, per dirvi la verità, questo top qui è funzionale, perché se noi abbiamo una camicia bianca di un certo tipo, possiamo mettere questo top addosso e poi mettere la camicia bianca di sotto e questo top addosso e vedere come ci risulta, perché questo potrebbe essere un altro modo per ravvivare un po' i nostri outfit bianchi, soprattutto quando si tratta di camicie molto semplici, molto bianche, molto lineari. Quindi questo top qui potrebbe funzionare un po' in quel senso. In questo caso l'ho abbinato al tipico paio di pantaloni, secondo outfit. E abbiamo associato a questi pantaloni bianchi di Shein del valore di 19 euro, questo che è 19,95 adesso, prima era 29,95 Misguided. Allora, è il mio top favorito? Assolutamente no, però diciamo questo qua sarà molto molto carino, per esempio su un direi più su una camicia che è così in realtà, però perché anche è velluto, sta benissimo. Però questa era un'alternativa che vi volevo dare. Ci sono anche tantissimi top che sono in questo momento così, quindi pantaloni più da alta, e questi qua vanno un pochettino davanti ad allungare, e poi qua sono tirati verso sopra. Però se mettiamo i pantaloni a vita alta, questi qua coprono, diciamo, i fianchi e danno la giusta forma. Quindi questo era sicuramente un'alternativa possibile. Ultimo invece abbinamento è il seguente. Qui ho semplicemente abbinato una maglietta normalissima, la Smirinius, a circa 14 euro trovata su Zalando, con un'altra volta questi paio di pantaloni che sono 29,99 di mango, e poi semplicemente scarpe training o trainers bianche possibilmente, oppure nere. Ci mettiamo un paio di occhialini e siamo pronti a uscire, ragazzi. E con questo ultimo outfit per questa try home noi abbiamo finito. Io vi aspetto alla prossima.
non dimenticate di sottoscrivervi al canale, non dimenticate di commentare e dare il pollice in su, e ci vediamo alla prossima.